tornando da voi a piedi. Manda qualcuno a prenderlo. Ci penso io. Grazie, Sir John. Copland chiudo. Cope, ehi, sì, va bene, spero solo di trovare il tempo. Dico, chiudo. John, sono Copland. Manny ha trovato un pezzo per la tua moto. Non sono messo bene, accrediti. Allora riempiti le tasche prima di venire. Chiudo. Ehi, Deacon, hai un secondo? Come sta William? Non lo vedo da un po'. Key Boozer se la passa come chiunque altro, sopravvive. Allora è messo meglio di molti altri. Già. Senti, dovresti tenerlo d'occhio. Che intendi? Beh, se perdi un braccio devi rinunciare al tuo stile di vita. Non era una gran vita, è di dubito che... Sei un suo amico. L'unico rimasto. Boozer sta bene. Sopravvivrà almeno. Aspetta un secondo. Lascia fare. Deacon St. John, sono Marco Blum. Volevo scusarmi per la questione della moto. Quello che hai fatto per aiutare il campo, devo ammettere che mi sbaglio. Vedi, scusa ancora. Devo fare benzina. Perfetto. Andiamo, qualcuno apra. Ok, fallo entrare.
Ehi, Boozer, come va il lavoro? Un secondo, devo aprire sembra? Il cancello. Ok, ci vediamo. Ma che merda! Qualsiasi cosa pianti fa una brutta fine. Ehi, Eddie, ci sei? Deacon, sì, dimmi. Sì, allora, non penso se la stia passando molto bene. Non lo so, come dire che sono insomma. Sì, anch'io. Quando è passato sembrava, non saprei, arrabbiato, depresso. Cerco comunque di tenerlo d'occhio per assicurarmi che non commetta qualche sciocchezza. Faccio il possibile, ok? Provaci, Deacon. Lui l'apprezzerebbe molto. Accidenti, non ora! Infermeria, chiudo. Un cecchino posta di strada. Merda. Uomo a terra! Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Già un mese prima che il mondo andasse in malora, scrivevo sulla mia newsletter Farewell Freedom. Qualunque cosa accada, procuratevi acqua e provviste per un anno, perché siamo tutti a un passo dall'anarchia. Pensavo che se avessi aiutato gli altri a prepararsi, quelli più scrupolosi, intendo, gli unici disposti ad ascoltarmi, forse saremmo sopravvissuti al crollo della civiltà. Ma in pochi hanno raccolto il mio appello. Ora, quelle provviste stanno finendo e i superstiti cominciano a soffrire la fame. Ricordate la favola della cicala e della formica? Beh, noi formiche, dopo aver previsto la calamità e reagito di conseguenza, non ce la siamo sentita di abbandonare voi cicale al vostro destino, anche se non avete fatto altro che ballare al sole senza preoccuparvi del futuro. E ora ne stiamo tutti pagando il prezzo. Moriremo di fame? Non lo so. Il pesce scarseggia. La selvaggina idem. Non ricordo l'ultima volta che ho visto un cervo o un daino. Ma vi assicuro che non ci rivolgeremo mai l'uno contro l'altro. No, signore. Noi resteremo uniti. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Stronzate da complottisti, la verità è che le cicale si sono armate fino ai denti, sono arrivate e hanno massacrato le tue formiche del cazzo, portandosi via tutto quello che avevano. Se proprio vuoi raccontare parabole, Cope, beh, sii preciso. Ok, il punto migliore è questo. Non mi convince, Mike. Abbiamo già perso uomini lì. Abbiamo perso chi? Quando? Qualche settimana fa. Torres e Evans cercavano provviste, ti avevo detto che... No, maledizione, non l'hai fatto! Te l'ho detto! Siamo andati a cercarli, ma l'ingresso era crollato. Fuori c'erano le moto, ma il posto era invaso. Ricordi? Non so neanche se sono riusciti a entrare. Qual è il problema? Stiamo studiando le carte, quelle di Sherman's Camp. Mm-hmm. C'era una miniera in fase di ampliamento. Quindi ci saranno accatastati degli esplosivi. Esatto. Ma Schizzo ha deciso di dirmi ora che ci abbiamo perso due uomini. E questo non l'ho mai detto, Mike. Ma senti, io... Dammi la mappa, recupererò gli esplosivi e cercherò di aiutare i ragazzi. Che diavolo? Tutti fidi di lui, Mike. Ma io no. Dimmi. Quanto paga adesso Tucker per una cassa di tritolo? Senti, datti una calmata, lui fa la sua parte. Oh, davvero? E che cosa fa?
Oltre a infrangere la pace con i ripugnanti, evitare il lavoro, girare con ricchi tutto il giorno, che cosa fa? Eh? Tu invece che fai? Eh? Ti gratti mentre gli altri fanno tutto? Proteggo l'accampamento. Da predoni, ladri e randagi. D'accordo, ora smettetela. Piantatela! Ehi, non ti fidi? Allora lo accompagni. Ma ricordate questo, tutti e due, ricordate. Apparteniamo tutti alla stessa comunità. Ok, mi sta bene. Domattina saliamo in moto e andiamo. Partiamo subito. Ora? Sì. Ora, nel pieno della notte. Certo. Sai, finché buio ci saranno meno furiosi nella miniera. Oh, sì, giusto. Visto che non vieni a lavorare, insegui gli elicotteri spia e ora sei un esperto di furiosi, vero? Serve un cazzo di esperto per sapere che i furiosi escono di notte. Ok, va bene. Adesso basta. Ok. Ok. Vuoi partire ora? Andiamo ora. Ma questa la tengo io. Cristo santo. Ehi. Senti, ha avuto i suoi problemi, proprio come tutti quanti. Ma fa il suo dovere. Vado a dire a Torres Evans. Dick, voglio solo evitare che gli capiti un altro incidente in quella miniera. Cazzo, ma cosa ti aspetti da me? Sto ancora cercando di capirlo. Ci vediamo quando ritornate. Figlio di puttana. Dove andiamo? Lucky Lead, sai dov'è? Sì. Ok, ti aspetto. Ok, non restare indietro. Deacon, mi senti? Qui è Lost Lake, basso. E Ricky, che c'è? Sono passata a trovarti, ma ovviamente non c'eri. Sono in missione con Schizzo per Iron Mike, torniamo entro domani. Problemi? Ho bisogno di te per un viaggetto. Voglio riparare quel trasformatore. Insegui ancora il sogno della doccia calda? Qualcosa del genere. Noi torniamo in mattinata. A dopo, passo e chiudo. Perché ci hai messo tanto? Lascia stare, fratello. Diamoci una mossa. Quindi sono quelle degli uomini di Mike? I miei uomini. Comunque sì. Torres e Evans. Non erano randagi, ma erano stati nell'incubo, li credevo pronti. A quanto pare ti sbagliavi. Sono già state saccheggiate. Maledetti sciacalli sono ovunque. Schizzo, perché non hai recuperato la loro roba quando sei venuto qui fuori a cercarli? Perché c'erano troppi furiosi, ecco perché. Come loro, solo morti di più. Andiamo. Larve maledette. Dio, come odio quei mostri. La porta è chiusa. Riesci a forzarla? No, c'è qualcosa che la blocca dall'interno. Larve. Non ne ho idea. Proviamo una. Ehi, vieni qui. Ti do una mano a salire sul tetto. Pronto? E vai su! Ok!
si apre. Anche questa è fatta. Stai bene? Sì, grazie per la premura. Eccola. Schizzo! Problema risolto. Sì, fantastico. Guarda in giro. Vedi se trovi dei razzi. Aspetta, non avevi portato la torcia? Sì, ma le pile sono andate ormai. Diventano sempre più difficili da trovare, soprattutto quelle cariche. Razzi. Schizzo, ho trovato una cassa di razzi. Sì, prova a forzare la porta, così posso entrare anch'io. I razzi sono qui. Sì. Dammi le chiavi. Intendi queste chiavi? Sì, passa. Ehi, 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 ho un'idea. Facciamo che tu fai strada fino alle casse e io le apro. Per cosa in contrario? Nessun problema. Ma non perderle. Mm, certo. Ok. Cerca di stare attento. D'accordo. Entriamo. Ti seguo a ruota. Visto? Te l'avevo detto. È stretto, ma forse riusciamo a passare. Dammi una mano. Avanti, spingi! Sto spingendo! Prova a fare leva su quella roccia. Oh, ok. Sì, così. A te sembra stabile? Più o meno. Ricorda, non usare la pistola. Non avevi detto che l'area è sicura? Non l'ho mai detto e non scherzo. Se apri il fuoco, rischi di attirare su di noi tutti i furiosi rimasti in zona. D'accordo, ho capito. Cristo. La prima area d'espansione è vicina alla galleria principale. Dai, di qua. Ti seguo a ruota. Ah, merda, da qui non si passa. Guarda la mappa, c'è un altro tunnel, un condotto di aerazione. Secondo la mappa, qui hanno scavato un tunnel di collegamento, ma forse era instabile e l'hanno richiuso. Dove? Di qua. Qui? Sì. Sì, direi che l'hanno sbarrato. Beh, non sembra il massimo della stabilità. Che ti avevo detto? Io ho solo questa. Tu hai la torcia.
A te l'onore. Forse c'è un motivo se hanno interrotto i lavori. Qualcosa mi dice che l'intera miniera rischia di crollarsi addosso alla prima esplosione. A me sembra solida. Stai bene? Nessun osso rotto. Cazzo, era un soffio. Già. Beh, ora non si torna più indietro. Forza, di qua. Cosa fai? Secondo te mi oriento con i razzi. Perché? Hai la mappa? Questo posto è un labirinto. Meglio segnare i tunnel che abbiamo già controllato. Qui a sinistra. Ok. Ehi, qui. Cosa? Sono i tuoi uomini. Sì. Torres aveva sempre addosso lo stesso maledetto gilet. E io gli ripetevo: non vestirti di arancione, ti farai ammazzare. Ma qui il colore non c'entra. Il suo amico ha perso un braccio, è morto e Torres l'ha mangiato per una settimana. Sei mai arrivato a tanto? Ho superato molti limiti, ma questo no. Già, neanche io. Stai indietro. Non li lascio ai furiosi. Andiamocene in fretta. Sì. Vieni, proviamo da qui. Ti seguo. È piuttosto stretto. Ce la fai? Io non passo le giornate a non fare nulla. Ah, sei simpatico. Andiamo. Ok, la prima area d'espansione deve essere qui dietro. Se hai letto bene la mappa. L'ho letta benissimo. Visto? Hai ancora le chiavi? Sì, eccole. Niente, è vuota. Merda. Oh, mi spiace, non mi credevi. Certo, ti credevo. Andiamo. Forse l'hanno messo tutto insieme. Figli. Controlliamo l'altra. Di qua. Torniamo indietro. Forse ci siamo persi dei tunnel secondari. Aspetta, c'è qualcosa che non quadra. Cosa? Di che parli? Noi non siamo arrivati da qui. Cioè? Vuoi dire che i razzi si sono spostati da soli? Già, forse mi sono confuso. No, aspetta un attimo, Cristo, questo è il tunnel principale. Cosa? Questo è il tunnel principale, non vedi i binari? Non c'erano quando siamo entrati. Impossibile. Merda, questi sono i miei razzi. Come hanno fatto a... Ok, qualcuno vuole fregarci. Forza, di qua. Aspetta un attimo.
Che cazzo c'è qui? Vieni fuori! Fatti vedere! Cazzo, metti via quella cosa. Ma che stai dicendo? Sto dicendo che basta un colpo. Uno. E tutti i furiosi di questo cazzo di tunnel ci piomberanno addosso. Non avevi detto che di notte le gallerie sarebbero state... No, quello che... Ma che cazzo! Attento! Ma non posso sparare! Oh, cazzo! Porca troia, ha preso le chiavi! Merda! Dove vai? Ha le chiavi, dobbiamo inseguirlo! Aspetta, torna qui! Cazzo, schizzo, sto scappando! Fattuno, ma stracciatelo, non scappare! Andiamo, stronzetto, li voglio quelle chiavi! Dove sei finito? Gli è saltato in mente. Accidenti a te! Per tirare qui di... Schizzo! Schizzo, basta sparare! Cosa? Accidenti! Tutti furiosi della miniera! Affanculo! Ok, ok! Che diavolo vai blaterando? Essere l'ultimo. E sì che i tunnel dovevano essere vuoti. Ti ho detto che sarebbe successo se avessi sparato. Che avrei dovuto fare? Lanciare dei sassi? Ho dovuto solo starmi a sentire, cazzo, la prossima volta. Usa questa. Sì, come vuoi. Non c'è di che. Per cosa? Per averti salvato il culo. Se non fossi scappato, non avrei avuto bisogno di te.
Sei pronto a finire questa cosa? Sì, sono pronto. Vieni. Riguardo al braccio del tuo amico, Eddie dice che volevano bruciargli i tatuaggi. Sono stati ripugnanti, vero? Arriva il punto, schizzo. Ho parlato con un randagio, si è sparsa la voce. I ripugnanti stanno cercando due membri dei Mongrel. Ne sai qualcosa? Come vedi, ho ancora addosso la giacca. Non ci siamo nascosti, schizzo. Se Carlos vuole Boozer, non avrà problemi a trovarlo. Ma per arrivare a lui, dovrà passare sul mio cadavere. Che gli avevi fatto? Prima di rompere la tregua, intendo. Prima di... Sai cosa? Non lo so e non mi interessa. Avevo già ammazzato qualche stronzo ripugnante. Puoi scommetterci le palle. Ma dopo lo scherzo che hanno combinato a Boozer, quegli schizzati sono già morti. Già, ma Carlos è il più matto di tutti, fratello. Non ti conviene finire sulla sua lista nera. Sei sordo. Non mi interessa e non sono tuo fratello. Ricordi cosa ho detto ad Iron Mike? Carlos può anche fottersi. Volevo solo avvisarti. Ormai sei uno di noi, giusto? Sì, sì, ok. Ma non preoccuparti per me, Boozer. Sappiamo badare a noi stessi. Vedere. Grandioso. Almeno il vecchio sarà contento. Cazzo, pesa. Vorresti dire? Sai com'è fatto il vecchio? Quanto mi... Ci sono. Ci sono. Grazie. Lui pensa che la tregua con i ripugnanti ci proteggerà. La verità è che a loro non frega un cazzo degli accordi. L'unico motivo per cui non sono calati in massa è che sono occupati a nord a colpire Copland, a Hot Springs. Sì, lo so, ci sono stato. Quindi sai di cosa sto parlando? Che i ripugnanti arriveranno. E Iron Mike... Lui non farà niente. Lascerà che quegli indemoniati rasati a zero ci travolgano come una marea rossa. Schizzo, non puoi saperlo. Dici? Andiamo. Gesù, sono così felice di vedere il sole. Merda, sono d'accordo con te. Oggi c'è la seconda volta. Cazzo, fermati un attimo. C'è qualcuno lì. Ehi, una mano. È entrato qualcuno. Ehi, ti sei nascosto? Siamo... Te la stai facendo sotto? Sì, proviamo. Credo. Sì, proviamoci. I miei ragazzi hanno esagerato, lo ammetto. Diventano okay, sempre nervosi dividiamoci. Da queste parti. Proviamo a circondarli. Vieni qui e facciamo due chiacchiere. Ricevuto, possiamo ti copro risolvere io. Tutto. No, non preoccuparti. Tranquillo, amico, non vogliamo farti niente. È solo un malinteso, davvero. Anzi, vogliamo chiederti di entrare nel gruppo. Ci farebbe comodo una mano, che ne dici? Devo farti i complimenti, randagio. Hai tutte le carte in regola per sopravvivere in questo schifo. Ora, perché non abbassi le armi e vieni fuori a fare due chiacchiere? Forse potremmo trovare un accordo. Tutto ok, randagio? Hai fatto innervosire i miei amici, ma se vieni fuori senza tirarla per le lunghe... Scusa, sorella. Credevo che volessi solo parlare, ma il discorso è chiuso. Cos'è? Una moto. C'è qualcuno?
è stato? Ho visto qualcuno. Amor di Dio! Se la meritano! Sei John! Pensi, attento! Fagli a pezzi! Non devono uscire vivi da qui! I bastardi sono tutti morti. Già. Ok, ora pensiamo a quella cassa di dinamite. Sono stati loro a smartellare le moto, sicuro. Passavano da lì, hanno visto le nostre e si sono fiondati su un bottino facile. Ma non è stato facile come speravano. Sai, devo ammetterlo. Siamo proprio una bella squadra, noi due. Non ammetterlo. Ehi, volevo dirti una cosa. Quando tu e Boozer siete tornati al campo e Iron Mike vi ha riaccolti a braccia aperte, cazzo, ho pensato che il vecchio fosse rimbambito. Una mammola. Qual è il punto, schizzo? Il punto è che io e te la pensiamo uguale. Ora mi è chiaro. Anche tu, come me, sai che se Iron Mike non si sveglia, il campo non resiste sei mesi. Ok, aspetta ancora il punto. Senti, so di averti rotto le palle. Lo sappiamo entrambi. Ma molti hanno visto cosa hai fatto per il tuo amico e il lavoro per l'accampamento. I tempi cambiano, fratello. Quando Iron Mike andrà in pensione, diciamo, io e te potremmo gestire la comunità insieme. Io e te. A capo dell'accampamento. È davvero di questo che volevi parlare? Ehi, che cazzo, ascoltami. Stammi a sentire un secondo. Ho molti amici all'interno del consiglio e sono d'accordo. Molti pensano che il vecchio debba mostrare. Ma stanzate, Ricky non approverebbe mai una cosa ma così. Ma lei è tenera quanto il vecchio, tu lo sai. Infatti si sbaglia. E non è la prima volta. Allora io non sbaglierò. Senti, tutti lottiamo per sopravvivere, schizzo, e lo capisco. Ma ricordi che ti ho detto che non supero certi limiti. Pugnalare un amico alle spalle è uno di questi. Meglio un vecchio di merda che tutto l'accampamento. Dovresti pensarci.